I numeri siano più grandi, il numero delle persone infette, logico, accade sempre così. Uno perché noi diamo i numeri che sono gli indicati, dopodiché ci sono persone che stanno a casa, i lievi, ovviamente non vengono diagnosticati e quindi vanno nel comune dati. Dopodiché sono gli asintomatici. Per i propri adesso non sappiamo con precisione quanti siano. Secondo alcuni studi un terzo, secondo altri un quinto. Professore, io le devo chiedere scusa perché noi la vediamo, ma purtroppo sentiamo veramente male. Allora io chiederei alla Si regia se sente può. meglio così? Provi un po', provi a parlare così Sente facciamo. meglio così? È Sente sempre meglio? un pochino meglio, sì, provi a stare. Ecco, proviamo. Allora dicevo che chiaramente i numeri sono sempre sottostimati perché ci sono persone che vengono diagnosticate e persone, specialmente quelle che stanno a casa con sintomi più lievi, che non vengono diagnosticate e quindi queste non vanno nel computo dei dati. Inoltre, da un terzo a un quinto, dipende dalle stime, delle persone infette sono asintomatiche. Quindi la cattiva notizia è che i numeri sono grandi, la buona notizia è che il tasso di letalità è più basso sicuramente di quello che noi vediamo, perché restringiamo il denominatore ai casi più evidenti, ai casi più gravi. Per Questo è chiaro. quanto riguarda invece l'andamento, noi vediamo primo effetto, un primo impatto delle misure di prevenzione e controllo degli interventi, soprattutto nell'area di Codogno, l'ex area rossa, perché lì gli interventi sono iniziati chiaramente prima. Gli interventi di distanziamento sociale che invece sono stati attuati in tutta Italia, quelli ancora l'effetto non lo vediamo bene. Perché nella prima settimana dopo l'intervento continuano a verificarsi casi acquisiti prima dell'intervento stesso. Dopodiché c'è una certa trasmissione anche all'interno dei nuclei familiari, degli uffici. Solo nella terza, quarta settimana possiamo cominciare a vedere un primo impatto. Adesso vediamo una stabilizzazione del numero dei nuovi infetti. Io spero che nella prossima settimana cominceremo a vedere un effetto.